Noi siamo qua per lavorare per tutta la comunità irpina. Differenza, voglio dire solo due parole, giusto? Non sono polemico, però mi sta dando fastidio sentire delle parole molto, molto offensive. Offensive che parlano addirittura di andare in procura. Istituzionalmente io penso che in procura si va, ma quando effettivamente c'è qualcosa di grave. Io in questo caso non vedo niente di grave, vedo solo, anzi, dico a questi amici, questi signori, di rimboccarci le maniche tutti e pensare a lavorare per la provincia, per il bene di tutta la provincia, per i giovani che abbiamo. Politicamente, anche alla luce insomma di questi contrasti che ci sono, lei immagina di attendere il Consiglio di Stato, di indire subito nuove elezioni per risolverla, tra virgolette, anche politicamente? Attendiamo con fiducia l'esito del Consiglio di Stato, siamo molto fiduciosi, e poi dopo si vedrà i passaggi che si dovranno fare. La domanda è d'obbligo: come mai secondo lei non è stata comunicata prima la sua nomina fatta il 26 aprile? È una bella domanda, però io ho molta fiducia nel Presidente, significa che lui avrà avuto i suoi buoni motivi per non comunicarla prima. Ma lei ne era al corrente? E io ne ero al corrente, sì, eravamo solo io e il Presidente. Lo vogliono condannare, non penso che c'è una condanna perché magari lui non ha reso pubblico subito questo, avrà avuto i suoi buoni motivi. Probabilmente questo ha alimentato però, no, i contrasti. Dire che c'era un vicepresidente avrebbe forse rasserenato anche gli organismi istituzionali. Ma diciamo contrasto voluto, perché alla fine noi lo sapevamo che il vicepresidente c'era, quindi bisognava attendere un paio di giorni. In effetti due giorni si è trattato, perché c'è stato il sabato, la domenica. Ieri il presidente ha fatto la conferenza stampa e ha detto che c'era il vicepresidente. C'è stata però scarsa trasparenza, lo poteva dire anche subito. Perché questa cosa è stata tenuta nascosta? Non lo saprò mai dire, vi ripeto. Piena fiducia nel mio presidente, nel nostro presidente, i suoi motivi ce li avrò. Da dove comincia Giordano nelle prossime ore l'attività istituzionale? Adesso aspettiamo il Consiglio di Stato e dopo inizieremo subito a vedere tutta la macchina amministrativa, quello che facciamo il continuo di quello che stava facendo il Presidente, che stava facendo un ottimo lavoro, e su quella strada andremo avanti.